Signore e signori, buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento qui con noi a 7 sera. Apriamo la puntata parlando di musica, musica nel 50, 60, 70, 80, con una persona che la musica l'ha fatta davvero. Lui si chiama Antonio Bonello, scrittore, grande scopritore di artisti. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao Lisa. emozionato perché sta qui con me, no? Dai. Non è che sono emozionato. Sei contento? Siccome sono contento di essere nel tuo salotto, perché da casa vedevo sempre la tua trasmissione, non riuscivo a venire a proporti questo mio libro. No, ma a parte questo, il discorso che da casa tu mi segui, ci segui, questo a noi fa solamente tanto piacere. Io so appunto che tu, il tuo amore vero è la musica, quindi sono 40 anni, mi dicevi, che vivi la musica. L'ho sempre vissuta fino dagli anni 12-15, quando avevo il desiderio di cantare, che dopo non ho mai cantato, però ho sempre seguito i cantanti. Mi sono messo dietro le quinte, lavorando attraverso televisioni, giornali, attraverso... Sono uno dei pochi che ha fatto anche la radio. Hai fatto radio? Sì, ho fatto radio. E questo libro qua è stato presentato su Caterpillar, non so per quante puntate. Mi ricordo con Vergassolo, mi dicevano, non hai niente da fare, vieni a parlare di questo libro. Vieni a parlarmi del tuo libro, vieni a parlarmi della mia Arqua. 40 anni passati con la canzone italiana. Beh, mi sembra un bel modo di passare le giornate cantando, quindi stando con la musica alta, volume. Tutto volume, perché io abito sul centro storico di Arqua Petrarca, a due passi dalla tomba del Petrarca, del poeta. Ah, ecco, quindi le ispirazioni ti arrivano da lì, dal Petrarca. Non è che arrivano le ispirazioni, io ero fissato che volevo cantare, però strada facendo ho trovato tutti cose che non potevo fare, o perché non ero bravo, perché dovevo studiare, mi dicevano studiare, canta. E allora cosa hai fatto? Hai deciso di organizzare, hai organizzato concerti, hai organizzato eventi. Io chiederei alla regia di mandarmi intanto quello che io l'ho nominato il servizio anni 80, perché gli anni 80 a me sono molto cari. Vediamo un attimino cosa ci propone. While everyone around is dancing, and I'm thinking about his eyes, 'cause they blinded me last night, and since I saw them, I feel so strange, strange without a reason. I feel like I'm missing something. It's him I want and miss, and what I need, 'cause I saw it in his eyes, 'cause his eyes talk for him, and now I like to talk about it with them. Questi sono i Creator. Questo è un gruppo che negli anni 80 ha fatto faville in giro per l'Italia. Questo è un gruppo del quale io ero innamorata cotta, soprattutto del cantante, per questo che ho detto mandiamolo in onda. Come si chiama lui? Antonello Di Fino. Antonello Di Fino, gran bel ragazzo, soprattutto molto bravo, lo ricordo proprio che negli anni 80 andavano proprio la grande Creator. Io ho inaugurato con loro l'altro studio di Rimini, col proprietario Galli si chiama. E quella sera c'erano altri cantanti, però loro hanno debuttato lì nel 78, poi hanno fatto Festival Bar, fanno disco per l'estate. Insomma, ne hanno fatte tante. Io le ho avute in parecchie
hai organizzato parecchie situazioni con loro e perché sono era andati il gruppo bene. Che l'estate funzionava. Sì, funzionavano molto bene, poi avevano questi vestiti, gli anni 80 sono famosi per grosse spalline, per vestiti sgargianti e comunque ancora per tanta musica davvero bella che si ricorda sempre volentieri. Anche Fabio Volo mette sempre la musica degli anni 80 nella sua trasmissione. In quella compilation lì che l'avevamo fatta al Teatro Monza, al Teatro di Monza, sì? Il Manzoni. Lì c'erano tutti i ragazzi, c'era Denaro, c'era i ragazzi della Terza C, Crystal, tutte queste piccole cantanti che poi sono diventate famose negli anni 80. Che poi dopo sono diventati famosi, certo, perché comunque si sono partiti, hanno avuto la fortuna forse di conoscere un uomo come te che li ha aiutati anche a, insomma dai, a far qualche cosa in più. Tu sei, sei ancora un ragazzo giovane di spirito, di grande io talento. Lo spirito non mi manca, però non la gioventù va avanti. La gioventù va avanti. Ecco. Parliamo del tuo libro, La mia Arqua, cosa racconta? Racconto praticamente da quando sono nato nel 42, che così sapete la mia data, perfetto, quanti ne ho. Io sono partito, sono venuto a Milano. Milano ha questo il concerto di Biagio Antonacci con Fausto Leali e l'abbiamo fatto a due passi qua a Rozzano. Perché okay, io l'ho seguito tutti e due, Antonacci, all'inizio della carriera. Dai, quanta gente importante che conosci. Quindi poi cosa è successo nel tuo libro, intendo dire? Nel mio libro io mi sono perfezionato negli anni 50-60 perché forse il genere che volevo cantare io era quello, da Carla Boni, La Pizzi, Gino Latilla e tutto. E sono riuscito da solo, prima che imperversasse la RAI, a fare un programma nel 90. Nel 90 al Teatro Carcano. Questa cantante che si chiama Laura Pausini, direi che penso che nessuno possa non conoscerla, grande cantante soprattutto dei nostri tempi. Io l'ho incontrata attraverso degli amici di Rimini, e è venuta a un programma che facevo su una televisione privata alla domenica sera. E lei ha cantato, non ricordo la canzone, ma molto bella. Poi è stata ferma un po'. E l'ho rincontrata nel pomeriggio alle prove del Sanremo del 93 quando ha fatto La Solitudine. Ma pensa, La Solitudine. E sono stato anche l'unico e il primo a avere la foto di averla pubblicato sul settimanale. Tu sì, lo so, acqua cheta, però quell'acqua che quando si muove riesce a dividere proprio i mari, a fare grandi progetti per il futuro, Bonello. Io vorrei riprendere quello che avevo lasciato in questi ultimi 10 anni. Cioè? L'ultimo concerto che ha organizzato B.B. King sul Po di Ferrara. La Luna di Ferrara, sì. La conosco bene, sì. Sono di quella zona là. Lì, 10 anni fa, proprio di questi giorni, avevamo fatto l'unico concerto in Italia di B.B. King. B.B. King. Un'ora, ecco, quello mi sarebbe stato piaciuto di farlo vedere, però non potevo. Vediamo, chissà magari, mai. Chissà mai che invece la Pausini l'ho incontrata dopo 10 anni, quando facevo Top of the Pop, e lei mi è venuta a salutarmi e mi ha risposto, era l'unico che credeva in me. Ma pensa, hai visto, però tu sei lungimirante, quindi vuol dire che è astuto l'amico Bonello, lui ci vede lungo, intendo dire un complimento, vedi lungo, mi ha salutato, sei bravo. Così e ci siamo fatto la foto, perché non avevo nessuna foto con lei, certo, il video che aveva fatto si è bruciato e così non avevo, non ho avuto più la possibilità bruciato di avere bruciato il video con la Laura Pausini, ma non ti posso, la fotografia. Non ti posso dire che emittente che è stato bruciato, perché lei cantava alla domenica sera venendo da Sanremo, famosi. Bene, quindi tu porti fortuna, vuol dire che dopo ci faremo una foto io e te, perché se è vero che chi viene fotografato con Bonello poi a questo momento di gloria, forse, io perché no? Io sono convinto con quelli che ho, quel poco che ho lavorato, li ho visti tutti famosi. Bene, tutti famosi, allora io ti starò attaccata. Per intanto noi andiamo in pubblicità, io ringrazio il nostro amico Antonio Bonello, scrittore, ricordo ancora il suo libro La mia Arqua, 40 anni passati con la canzone italiana, quindi per passare dei momenti davvero in armonia col mondo della canzone. Noi andiamo in pubblicità, Antonio, io ti ringrazio, non volevo dire solo di ringraziarti perché
Non ho parole per dirti grazie che hai fatto vedere il mio paese in Ma televisione. scherzi, stai scherzando? Per me è stato un onore, signori, andiamo in pubblicità. Voi state lì, torniamo subito.